Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Storia. Sul fascismo si è detto tanto e anche su Mussolini come figura. Tutto fu il duce, fuorché ovviamente un fumatore. Eppure fu uno dei principali promotori della cultura del fumo in Italia durante il ventennio. Si sviluppò una serie particolare sia di tabacchi che di sigarette, e alcuni dei quali avevano dei nomi molto propagandistici e molto particolari, ci fanno capire anche un po' la società dell'epoca e di quanto veramente la cultura del fumo si fosse diffusa proprio in quegli anni. Lo scopriamo nella puntata di Storia di oggi. Durante il ventennio fascista, l'industria nazionale delle sigarette fu tra quelle che produsse a ritmi più serrati, essendo il fumo diventato negli anni 20 un vero e proprio fenomeno di costume, anche in Italia, praticato sia dagli uomini che dalle donne. Era infatti l'epoca delle brillantine e delle sigarette sempre accese, come paradossalmente avevano insegnato i grandi divi di Hollywood prima dell'autarchia. A queste sensazioni erano rimaste poi anche nella mente degli italiani. Il toscano, fumatissimo in Italia sin dalle prime importazioni di tabacco, era divenuto addirittura un simbolo politico che la sinistra aveva fatto proprio, perché conteneva mero tabacco non raffinato ed era quindi più nazional popolare, ma era osteggiato dai personaggi di regime. Erano in egual modo bandite per ragioni di propaganda le sigarette americane, le cosiddette bionde. Rimanevano quindi le sigarette del monopolio di Stato. Benito Mussolini nella vita fu tutto fuorché un fumatore, ma al contrario di Hitler, che oltre Alpe aveva bandito vere e proprie leggi per la lotta al fumo, il duce non fece nulla per impedire il commercio e il consumo del tabacco in Italia, dove anzi vi fu un sistematico aumento dei consumi per tutti gli anni del ventennio fascista. Il duce comprese molto bene come il fenomeno fosse impossibile da arginare e per questo pensò di sfruttare anche questo come elemento a proprio vantaggio, cogliendo l'occasione per fare della propaganda. Iniziarono a comparire sui pacchetti immagini allegoriche, fasci littori e paesaggi coloniali che rimandavano all'Africa, da dove provenivano le miscele più raffinate che il regime era riuscito a far giungere sino nelle tasche degli italiani. Nacquero così le popolarissime sigarette Me ne frego, che ricalcavano il celebre motto delle camicie nere, come pure le Eia, che riprendevano invece quello cantato da Gabriele D'Annunzio, mischiando un po' di greco e un po' di latino, un grido di guerra che era divenuto popolarissimo tra le milizie del fascismo. Per chi non poteva permettersi queste sigarette, vi erano le meno raffinate popolari, oppure le nazionali, le Macedonia o le Jubek, tutte rigorosamente senza filtro e che erano composte mischiando tra loro diversi tabacchi. Se il video vi è piaciuto, io vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale qui sotto e io vi aspetto alla prossima puntata di Storia.